Ancora buonasera a tutti. Prego, buonasera. Grazie. Grazie a tutti per la presenza. Ringrazio tutte le autorità presenti, ringrazio i relatori, ringrazio i figli di Francesco Cossiga, Anna Maria che è qui. So che il fratello è stato bloccato dalla nevicata che stava bloccando anche me questa mattina a Bruxelles, quindi lo capisco, è assolutamente giustificato perché oggi, diciamo, in quelle zone è caduta un bel po' di neve. E vi ringrazio e la Camera dei Deputati è lieta di presentare l'inventario del Fondo Francesco Cossiga, che i figli, appunto, hanno deciso di donare alla nostra istituzione per metterlo a disposizione della comunità scientifica e di tutti i cittadini. Si tratta di un archivio di notevole importanza storica e di significativa consistenza documentale. Quest'opera consente di ripercorrere circa 70 anni di storia del nostro Paese, circa dal 1944 al 2011. I fascicoli che lo compongono offrono il punto di vista di uno dei maggiori protagonisti della vita politica e istituzionale italiana nelle diverse fasi che hanno scandito l'impegno a servizio del nostro Paese. Essi sono anche una preziosa testimonianza di prima mano su fatti e personalità anche straniere di quegli anni. Dagli esordi nell'amatissima Sardegna all'ascesa alle più alte cariche istituzionali. L'itinerario personale di Francesco Cossiga testimonia la convinzione che lo ha sempre guidato, quella del primato della politica. Un primato che in lui era innanzitutto di valori. Egli ha creduto fermamente nella centralità della persona umana. È stato un grande sostenitore della forza della democrazia e della necessità di difenderla anche nei suoi possibili momenti di fragilità. Nella politica, a suo avviso, confluisce il patrimonio di umanità e di principi che compone la materia viva della nostra Costituzione. Le carte che ci sono affidate sono preziose anche per comprendere storicamente la sua personalità politica e istituzionale, al centro di alcuni degli snodi più complessi della storia nazionale ed europea. Quello che si percepisce dalla lettura di questo volume è la vastità degli interessi del presidente Cossiga. In particolare si può cogliere anche la sua sensibilità verso i cambiamenti sociali nel nostro Paese e le sue istituzioni rispetto ai grandi temi della politica. Sono convinto che questo dono di memoria storica, che viene oggi presentato al pubblico, sarà di grande utilità e a beneficio di tutti. Vi ringrazio e grazie ancora per questa importantissima donazione. Buonasera a tutti e grazie a tutti di essere qui. Vedo tante facce veramente amiche, persone che hanno lavorato con mio padre e quindi vi ringrazio tutti. Però ci sono delle persone che devo ringraziare in modo particolare. Inizio con gli amici di mio padre che hanno contribuito al libro scrivendo un ricordo su di lui. Faccio tutti i nomi. Il presidente Amato, il senatore Zanda, Elisabetta Belloni, che è anche una mia amica personale con cui ho avuto l'onore e il piacere di lavorare, il presidente Minniti, che è anche il mio attuale capo, il prefetto De Gennaro, il prefetto Enzo Mosino, che ha lavorato, con cui anch'io ho lavorato quando era il capo della segreteria di mio padre come ex presidente della Repubblica, e l'ambasciatore Lodovico Ortona, anche lui un grande amico che ha lavorato lungamente con mio padre al Quirinale. Ho lasciato per ultime due persone, ma non perché sono le ultime. Uno è Pasquale Chessa,
che è stato nominato da mio padre curatore dell'archivio, e l'altro è il dottor Paolo Massa. Senza di lui non avremmo potuto fare né il libro. Il dottor Massa è il direttore dell'archivio della Camera. Senza di lui e il suo personale non avremmo potuto fare il libro, e quindi lo ringrazio moltissimo anche a nome di mio fratello, che purtroppo non è venuto. Grazie a tutti ancora. Buongiorno, buon pomeriggio. Anna ha dimenticato nell'elenco, gli è sfuggito per l'emozione, sono contento dell'emozione, gli sono sfuggiti niente meno che Paolo Savona con Carlo Viviani, a cui dobbiamo il saggetto, così, giusto per dire, Cossiga e l'economia, che non è una cosa da poco, e poi, scusate, si è dimenticata Luigi Zanda. L'ha detto all'inizio? Me lo dico, vabbè. Comunque, provveduto a questo piccolo, a questa piccola cosa, io non l'ho sentito. L'archivio, voglio cominciare con velocissimamente con una delle teorie di Francesco Cossiga sulla deperibilità del segreto di Stato, in generale del segreto, che aveva fondamento in un libro che lui usava come se fosse un saggio di Hume piuttosto. Il libro era Il presidente di Simenon. Sosteneva, Simenon raccontava la storia di un complotto di Stato in cui improvvisamente il vecchio presidente, sembrava tratteggiava la figura di Clemenceau, tirava fuori il suo dossier, ma il nuovo primo ministro non gliene fregava niente, perché quello che c'era scritto lì non valeva più. Era una cosa dimenticata, una cosa che faceva parte di un'altra generazione. E Cossiga diceva, lo vedi? Lo vedi? E questo è il passaggio in cui un segreto politico che ha valenza politica improvvisamente cambia di valore e diventa storico. È da questo punto che dovete ricominciare. Ecco, cosa di meglio fare che in questo passaggio fra politica e storia che chiamare Giuliano Ferrara e Miguel Gotor, che sono stati tutto, appunto, politici, storici, giornalisti, amici di Cossiga, e che lo possono aver osservato da lontano con un breve titolo che dice Cossiga fra politica e storia. Chi incomincia non ci siamo manco messi d'accordo. Giuliano. Ecco, l'unica cosa che vi chiedo è che avete 2-10 minuti, perché a un certo punto ci sarà, se per caso... 2-10 minuti sono 20 minuti. Sì. Però 2-10 minuti, perché dovete fare una pausa fra 10 minuti ciascuno e 10 minuti ciascuno dopo. Nell'interno c'è una piccola pausa in cui rinnovo le domande, anche per consentire eventualmente, nell'eventualità i tempi non corrispondono, al Presidente della Camera di salutarci. E vi ringrazio. Prego Giuliano. Bene, io ringrazio tutti, il Presidente della Camera, il curatore dell'archivio, o dell'inventario dell'archivio Cossiga, gli amici e le persone che sono qui presenti e che in un modo o nell'altro ho avuto il grandissimo piacere di incontrare in tutti questi anni di giornalismo, di politica, di storia, non so, che essa ci ha attribuito delle qualità che non abbiamo, almeno per quanto mi riguarda, forse Miguel Gotor sì, io no. Non essendo uno storico, vorrei parlare di Cossiga storicamente, perché parlare delle cose che non si conoscono è una delle regole principali, è una delle regole principali, diciamo, di una buona retorica cerimoniale. E partirei da questo. Pasquale diceva che i segreti di Stato deperiscono e diventano storia, e che questo era un insegnamento che gli aveva impartito con la consueta cortesia e signorilità il suo amico Francesco Cossiga. Io direi che tutta la carriera di Cossiga, così precoce, tra l'Accademia, un veloce passaggio nell'Accademia e la politica,
è in qualche modo considerata, vedremo dopo che gli storici avranno compulsato con serietà l'archivio Cossiga, che ne sarà di questo mio giudizio, ma insomma è considerata dalla comunità degli osservatori che usano il metodo storico un grande, un grandissimo segreto. Un grande segreto perché? Perché appunto molto rapida, eccellente, fatta solo di culmini e con dentro l'elemento tragico, esteticamente straordinario, che è la caduta, quindi una carriera fatta di morte e resurrezione, e una carriera moltiplicata poi dal fervore con il quale il presidente emerito, carica da lui notoriamente codificata e per così dire inventata, il presidente emerito ha vissuto gli ultimi anni della sua straordinaria avventura personale. Si è sempre detto, durante quello che Cossiga per burla, attribuendolo ai suoi critici, chiamava l'infausto settennio, non l'infausto settennato, l'infausto settennio, si è sempre detto che che Cossiga aveva, Francesco Cossiga aveva un tratto shakespeariano. Pensandoci bene, leggendo le testimonianze che sono state messe in capo all'archivio, all'inventario dell'archivio, e riflettendo sulle due parole che avrei potuto essere in grado di dire qui, è una definizione un po' pigra. Certo, Shakespeare è la tragedia, Shakespeare è il potere che imbizzarrisce, che si mescola col sentimento, che diventa poesia, è il potere in versi, e in qualche modo la carica, per certi aspetti devastante, per altri aspetti construence, delle esternazioni, delle picconate di Francesco Cossiga, aveva qualcosa, diciamo, dell'espressione poetica, perché rompeva quell'ovatta, quella balugine di mediocrità, di lingua di legno, che ha sempre ricoperto, diciamo, un certo modo di esercitare il proprio ruolo istituzionale, come è naturale che sia e come è anche giusto che sia. Però c'era della pigrizia nel dire che il settennato di Cossiga o l'infausto settennio era una tragedia di Shakespeare. Penso invece che fosse una grande rappresentazione elisabettiana, partendo dalla nascita della piccola e gracile figlia di Enrico VIII, quindi elisabettiana delle origini, quindi che fosse una tragedia pre-shakespeariana e che i suoi due protagonisti fossero uno l'oggetto spirituale di culto che Francesco Cossiga volle considerare come il proprio anche capolavoro canonico, Tommaso Moro, che fu nei primi anni 50 del XVI secolo, come tutti sappiamo, il capo del governo di Enrico VIII, per poi finire decapitato dopo l'atto di supremazia e il suo rifiuto di accettare la separazione della Chiesa d'Inghilterra dalla Chiesa di Roma. Tommaso Moro che Francesco Cossiga, e ci sono testimonianze molto interessanti anche sulla procedura con la quale si arrivò alla decisione e certificazione di questo fatto, diventò il patrono dei politici per decisione di Papa Giovanni Paolo II. Da un lato Tommaso Moro e dall'altro
Cossiga non ne parla, non so se troveremo il suo nome nell'archivio, non so se gli storici che hanno già promesso nell'anticamera Pasquale Chessa di introdursi nell'archivio, di guardare, di cercare, troveranno il suo nome. È un altro Tommaso, ed è Tommaso Cromwell. Francesco Cossiga era notoriamente un uomo libero, un grande uomo di Stato, un radioamatore, un amico, un conversatore, una persona corrucciata e con forme anche di tristezza invasiva per tutti coloro che lo circondavano, un uomo di famiglia pieno di complessità, come sono tutti gli uomini di famiglia, e una figura pubblica da tutti percepibile, ma un po' misteriosa, un po' segreta, come devono essere le figure pubbliche che hanno una risorsa nel proprio privato, nel personale, e che danno un'interpretazione personale della carica pubblica. E io mi ricordo che una volta mi fece una piccola correzione, perché in una nota per un piccolo quotidiano al quale allora collaboravo, ero agli inizi proprio della mia piccola carriera giornalistica, io avevo riportato l'inno sardo, un serve Deus sur re, salve stendardo. Sul regno, e su stendardo, salve sul regno sardo. E lui mi fece una piccola correzione ortografico-lessicale. Gloria. E gloria si stendardo, salve sul regno sardo. Ecco, altra correzione di una Cossiga, subito doveva intervenire per forza. Enrico VIII e la sua corte, i Tudor, erano un po' il feudo di Sassari. Cioè, Cossiga aveva questo elemento monarchico, essendo stato un grande presidente della Repubblica, e come tutti i grandi presidenti era anche un po' un re. E Sassari, la politica di Sassari, le cose evocate da Pasquale nel suo progetto di biografia lo dicono chiaramente, l'università, il peso della cultura, ed era un uomo di apparati, amava gli apparati, amava scoprirne i segreti, trattenerli, rilasciarli con cautela, con prudenza, con intelligenza politica. Ed era in questo non Tommaso Moro, ma Tommaso Cromwell, cioè il gran cancelliere che conquista la fiducia del re, in questo caso non è Enrico VIII, ma lo Stato, Cossiga conquistò la fiducia dello Stato italiano, ne divenne signore perché la sua carriera era una specie di destino repubblicano nel quale il paese si è alla fine riconosciuto, attraverso un libero voto del Parlamento, ma anche attraverso il fatto di avere subito, direi con tanta sapienza e con tanta non tolleranza, che sarebbe una parola sbagliata, ma con tanta condiscendenza la pazzia di Cossiga, la follia di Cossiga, la follia del momento in cui decise di rompere il suo misterioso silenzio. Ti volevo dire. Sì, i 10 minuti sì. Sono passati, lo so, infatti finisco subito. Infatti te lo stavo dicendo. Però. No, ti volevo informare sì, però su Tommaso Moro. Dopo. Se mi dai un secondo. Là il problema di Cromwell è che Cromwell era uomo della forza, apparati, forza, Stato, costruzione di una carriera repubblicana basata sulle classiche regole del machiavellismo. Cromwell era stato anche in Italia, aveva conosciuto il machiavellismo, però aveva una smisurata coscienza, e ho finito Pasquale. Una smisurata coscienza personale, lo si vede nel suo rapporto con Sant'Agostino, con le citazioni che ne fa, con questa idea classica, spiritualistica, diciamo, il mio cuore non avrà pace finché non riposerà in te, mio Dio. Era un uomo con una coscienza smisurata, perché era una coscienza religiosa, una coscienza di pietà, una coscienza di devozione, una coscienza cattolica, fortemente cattolica. E questa coscienza smisurata lo portò ad essere il patrocinatore della ulteriore, oltre alla canonizzazione, identificazione di un altro Tommaso, di Tommaso Moro, che fu decapitato da Cromwell, diciamo così, perché fu Cromwell a decapitarlo più ancora che il re, dopo la sua rivolta di coscienza contro l'atto di supremazia,
E insomma lo portò a Tommaso Moro. E di Tommaso Moro, secondo me, così che finisco, conosceva sia la grandezza di chi si oppone al potere, perché in nome di ciò in cui crede non accetta una decisione che sequestra ciò che è nell'interiorità dell'uomo, la sua coscienza religiosa, e ne fa instrumentum regni. Sia di Tommaso Moro, così che amava, e ho avuto l'impressione qualche volta parlandone in modo, amava anche il lato non di opposizione al potere, ma di esercizio del potere, perché la coscienza per Cossiga non era senso del dovere soltanto, ma esercizio del potere. È attraverso l'esercizio del potere che ha realizzato le premesse della sua smisurata coscienza. Grazie. Grazie Giuliano, scusa. Riprendiamo, no, sono due interventi, quindi hai tempo anche dopo. Volevo informarti che forse le uniche cose che sono filtrate dall'archivio Cossiga sono proprio quelle riguardanti il dossier Moro, di cui si è occupato Antonio Casu, che qui ringrazio non solo perché è qui, non solo perché si è occupato di questo, ma anche perché, come quando era già direttore della Biblioteca della Camera, ha acquisito il fondo bibliotecario di Cossiga. Quindi, da questo punto di vista volevo anche cogliere questo piccolo pausa, quindi su Moro avevi perfettamente ragione, c'è un no, grande non dossier, non quello di cui hai parlato tu adesso, no, su Tommaso Moro, sì, sto parlando di Tommaso Moro, sì, sì, sì. È il caso che si è occupato di Tommaso Moro. Ah no, abbiamo il caso Moro, perché il caso Moro, no, non il caso Moro, quello lo dicono i sardi, il caso, ma no, il caso, il caso, il caso si è occupato del caso Moro, ma perché è un caso, cioè Cossiga imbastì un complotto internazionale, un vero complotto per fare Moro presidente, adesso lo posso dire qui, presidente, no, capo, come si dice, Patrono. santo protettore Patrono. Dei politici, perché aveva paura che che facessero la pira, tanto per dire che anche la politica entra nella storia. Con l'occasione, seguendo il filo di Casu e del caso Tommaso Moro, volevo ringraziare qui, no, oltre al soprintendente Massa, anche le persone che materialmente hanno compilato, si sono occupati dei fascicoli di questo archivio, che sono Paola Caggiano di Azevedo, una grande archivista che non è più fra noi perché non è più, e poi Maria Teresa Caradonio, Vincenzo Reale e qualcuno che si è occupato di quell'archivio prima, e che è Attilio Maiorano, che ha lavorato col presidente emerito dandogli retta su tutti i fascicoli che voleva fare e cambiandoli e chiedendo eccetera 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 eccetera, ma lui lo sa e quindi lo ringrazio moltissimo. Adesso tocca a te e parla. Grazie. 10 minuti. Buon pomeriggio a tutti, illustre presidente della Camera, autorità e ospiti presenti. È per me un piacere e un onore inaspettato essere qui tra voi per presentare e inaugurare questo archivio Francesco Cossiga. Volevo anch'io non dimenticare nei ringraziamenti le archiviste e gli archivisti che hanno riordinato il fondo, un lavoro immane, come si può evincere da questo corposo inventario, che conta più di 300 buste e 3500 fascicoli. A loro va in particolare la riconoscenza della comunità degli storici, ma anche del Comune di Roma, che in vario modo qui rappresento. E mi è stato chiesto di svolgere una relazione su Cossiga tra storia e politica, un tema che certamente non può essere affrontato in 10 minuti, seppure distribuiti in 2 round, e considerando la sua lunghissima vicenda umana e politica. Eletto deputato a 30 anni, ha battuto tutti i record, nel senso che è stato il più giovane sottosegretario alla difesa, il più giovane ministro degli interni, il più giovane presidente del Consiglio, il più giovane presidente del Senato e infine, ad appena 57 anni, il più giovane presidente della Repubblica. Negli anni 90, quando gli
gli si rimproverava di voler rientrare nell'agone politico, era solito celiare che le sue ambizioni ormai erano esaurite, poiché nel suo cursus honorum mancava soltanto il soglio pontificio. In questa sede io vorrei riflettere brevemente sulla evoluzione del giudizio politico e storico sull'ottavo capo dello Stato repubblicano. Come è noto, nell'ultimo biennio del mandato presidenziale, Cossiga fu oggetto di feroci critiche da parte di giornalisti, costituzionalisti e in seno a una parte rilevante del mondo politico. Dopo la rivelazione dell'esistenza di Gladio, il PDS, allora guidato da Occhetto, e i radicali di Pannella avviarono nei suoi confronti l'iter per una messa in stato d'accusa per attentato alla Costituzione. Negli ultimi anni, al contrario, si è insistito su un altro aspetto molto importante di Cossiga, quello dell'osservatore lungimirante, capace di avvertire per primo il vento del cambiamento e le conseguenze che avrebbe prodotto anche in Italia lo smantellamento della cosiddetta cortina di ferro. Insomma, negli ultimi 20 anni il presunto golpista, per alcuni, si è trasformato nel profeta inascoltato del crollo della Repubblica dei Partiti. E non per nulla uno dei suoi ultimi libri, pubblicato nel 2008 a cura della figlia Anna Maria, che saluto, si intitola «Mi chiamo Cassandra, arguzie, giudizi e vaticini di un profeta incompreso». Non sono mancati negli ultimi anni i contributi che hanno precisato l'azione del politico sardo anche negli aspetti più controversi, e li voglio ricordare per rendere loro merito. Ad esempio, sono state pubblicate le testimonianze dei suoi più stretti collaboratori, tra cui i segretari generali del Quirinale, Antonio Maccanico e Sergio Berlinguer, autori di un importante diario e di un volume di memorie dal titolo polemico «Ho visto uccidere la Prima Repubblica». E il contributo più illuminante è stato probabilmente quello del suo capo ufficio stampa, Ludovico Ortona, il cui diario descrive puntualmente le vicende di un settennato travagliato, cominciato nel 1985 con un lentissimo senza fretta e terminatosi nel 1992 con un prestissimo tumultuoso. Non mancano insomma le fonti a stampa, tra cui le raccolte di discorsi curati da Manuela Caccioli e pubblicati dall'archivio storico del Quirinale, per studiare la carriera di Cossiga e in particolare il settennato. E lo storico, tuttavia, ha bisogno di confrontarle e di incrociarle, quelle fonti, con i documenti d'archivio per riesumare episodi o dettagli trascurati e far emergere retroscena che non potevano essere svelati nell'immediatezza e nel fuoco della lotta politica. Lo stesso Cossiga ne era ovviamente perfettamente al corrente, e se mi è consentito, quasi mi scuso di questo, di citare una lettera che mi rivolse nel novembre del 2008 e che fu pubblicata dal quotidiano La Stampa, ecco, egli scriveva: «Caro professore, ho letto con grande interesse e con maggiore meraviglia non essere ancora possibile consultare e studiare le carte dell'archivio di Aldo Moro. Lei ha ragione, la storia si scrive con le carte, quelle scritte sulla carta e non quelle digitalizzate. Si pensi al valore e al significato del tratto di penna o delle correzioni e delle cancellazioni». Questa è una lezione che va consegnata al presente e al futuro del nostro tempo. E la storia scritta senza le carte rischia di essere o invenzione o romanzo o dietrologia. E nella stessa lettera, poco dopo, precisava: «Io ho un archivio ben modesto che non è coperto da alcun segreto e da nessun segreto sarà coperto neanche dopo la mia morte,
perché ho dato istruzioni in questo senso a mia figlia e a mio figlio. Ecco, appunto, oggi siamo qui. Siamo qui 15 anni dopo per presentare questo archivio che in fin dei conti non era così modesto, perché come vedete il suo inventario sono 800 pagine. Ed è anche grazie a questo che gli storici potranno, Cossiga definiva gli storici, io in questo lo amavo, i fascitori di date. Gli storici potranno formulare un giudizio equilibrato tra le due interpretazioni antitetiche a cui facevo riferimento all'inizio. Osservandone la struttura dell'archivio, si può notare che gli inizi della carriera politica e parlamentare non sono assolutamente rappresentati. La prima busta coincide con il primo incarico istituzionale, quello di sottosegretario alla difesa. Vi si trova tuttavia scarso materiale, seppur significativo, come ad esempio le carte sul viaggio negli Stati Uniti che egli compie nel 65, in seguito al quale Cossiga venne abilitato al segreto NATO dallo Stato Maggiore della Difesa, indispensabile presupposto all'inizio di una carriera nelle temperie della Guerra Fredda. Per studiare il ruolo del giovane sottosegretario negli anni tempestosi delle vicende del SIFAR e del SID, sarà necessario ricorrere ad altri fondi, non a questo di Cossiga, in particolare, così lo dico a chi è interessato, ai fondi di Mariano Rumor. La curiosità del grande pubblico sarà ovviamente rivolta ai cosiddetti misteri d'Italia, in primis i 55 drammatici giorni del sequestro di Aldo Moro. Allora, con sofferta coerenza, nonostante Moro fosse suo maestro ed amico, Cossiga interpretò tra i primi, se non forse il primo, nello stesso pomeriggio del 16 marzo, la cosiddetta linea della fermezza pubblica. Una linea, quella della fermezza pubblica, che naturalmente non escluse negoziati segreti, anzi essendone il presupposto logico e pratico. Negoziati, lo dico per inciso, quelli segreti, che poterono avere anche finalità divergenti e persino opposte, riguardanti ad esempio il recupero degli scritti di Moro dalla prigionia, oppure appunto la vita dello stesso ostaggio. Fatto sta che Cossiga era convinto che la linea della fermezza pubblica, la linea della fermezza istituzionale, era necessaria per tutelare, e mi fa piacere che sia stato ricordato uno dei principali teorici in Occidente della ragion di Stato e della sua resistenza, vale a dire Thomas More, era il valore della ragion di Stato. Una scelta, quella che fu compiuta allora, sulla cui necessità tanto si è discusso già allora e si continuerà a farlo. E concludo questo primo round. Nella lettera che ho già citato, quella del 2008, che mi rivolse, Cossiga si intitolava «Il mio Moro non ha segreti», e Cossiga aveva già avvertito che nei suoi fondi non si sarebbero trovate rivelazioni sconvolgenti. Un avvertimento chiaro ai cacciatori di scoop o di notizie inedite. È tuttavia significativo che al caso Moro sia dedicata una serie che include ben 92 fascicoli. Molto materiale è però posteriore al 1978. Destano una certa curiosità, che spero prima o poi di poter soddisfare, la corrispondenza di Cossiga con gli ex brigatisti, in particolare Morucci e Faranda, o il rapporto dell'ammiraglio Fulvio Martini sui collegamenti brigatisti con i terroristi tedeschi della RAF. Lo studio di questi faldoni permetterà probabilmente di precisare qualche sfumatura o di dare maggior rilievo a qualche dettaglio, ma personalmente non mi aspetto come studioso di storia di più.
Un discorso analogo vale anche per le vicende di Ustica e di Gladio Stay Behind, sulle quali sembrano esserci pochi documenti coevi, ma testimonia il modo in cui il presidente Cossiga, attraverso l'affrontare questi argomenti nella temperie della lotta politica, ecco, ha affrontato i dibattiti e le polemiche che si sono accese nel tornante tra gli anni 80 e 90. Grazie. Tocca a te adesso, di nuovo. Non ero preparato un secondo round, ma il presidente tra l'altro deve andare. Era quello che stavamo dicendo. Grazie Presidente. Arrivederci. Arrivederci. Secondo round, ne avevi diritto, hai rubacchiato. È un diritto primo, che accetto molto volentieri, ma non avevo assolutamente idea che ci fosse un secondo round. Mi sembra un'elargizione anche troppo generosa, francamente, da parte di un moderatore eccelso come tu sei. Comunque, riprendiamo il discorso dalla questione del segreto che mi ha sempre molto attratto. Rivelare un segreto di Stato, anche attraverso il modo obliquo che è quello di lasciarlo sedimentare in un archivio che verrà compulsato dopo la propria scomparsa, non mi sembra francamente nello stile di Cossiga, e quindi penso che abbia ragione Gotor nella sua funzione effettiva, poi di storico, e quindi c'è qualcosa anche di filologico, insomma, di molto preciso, di molto puntiglioso il concetto stesso di storiografia e la sua applicazione. Non mi sembra che sia nello stile di Cossiga. Anch'io non credo che in questo archivio si ritroverà una qualche pistola fumante di un qualche delitto. I delitti si conoscono, sono connaturali agli stati che non si governano con i paternoster. Se non ci fosse il delitto non ci sarebbe la misura della politica. Se lo Stato fosse tutto cuore, tutto pappa del cuore, come avrebbe detto il filosofo Hegel, non ci sarebbe lo Stato. E se non ci fosse la ragion di Stato, non esisterebbe lo Stato. E dunque, secondo tutto quello che ci spiega, ci illustra una carriera come quella di Cossiga, non esisterebbe nemmeno la ragione. L'anarchia è diciamo il regno dell'irragione. Quindi, voglio dire, i segreti sono nell'interpretazione e nel racconto che si fa della storia, non in quello che troveremo dietro, nascosto dietro chissà quale riparo. E Cossiga è stato, da questo punto di vista, uno straordinario, uno straordinario non illustratore, che sarebbe poco, ma proprio uno straordinario pedagogo nazionale. È vero, forse, diciamo, il delitto politico che si è rimproverato a Cossiga è stato, fino a un certo punto, l'atlantismo. Tutta la vicenda di Gladio, io ricordo, ero al Senato quando, mi pare, Andreotti, in un momento sfavillante del suo savoir-faire, lasciò così cadere il fatto Gladio, l'esistenza di Gladio, che peraltro era stata già menzionata, citata e considerata in altre occasioni, ma lo fece dalla tribuna del governo del paese e nella funzione di Presidente del Consiglio. Però, insomma, l'atlantismo era un delitto, oppure è stato un delitto la linea della fermezza. Io non credo che siano stati delitti né l'uno né l'altra. Non credo nemmeno che
non credo nemmeno che dietro le tortuosità abbastanza ovvie, implicite direi, nella storia di 55 giorni di prigionia politica, perché non era un ostaggio, era un prigioniero politico sotto il regolare processo del capo della DC e epicentro degli equilibri politici italiani in un appartamento prigione delle Brigate Rosse, che questi 55 giorni non sollevassero, diciamo, la curiosità dei servizi segreti di tutto il mondo e quindi dei servizi segreti più importanti e più attenti e più capaci di stabilire collegamenti, attingere notizie, stimolare percorsi anche ciechi che non si sapeva dove sarebbero andati. Beh, tutto questo mi sembra del tutto normale, mi sembra oggetto di una storicità che forse non è la storicità alla quale pensano professionalmente gli storici di mestiere, ma che è una storicità letteraria, una storicità filosofica. Cioè, insomma, che cosa doveva essere la Roma, il Ministero degli Interni, l'insieme dei partiti, delle fazioni, delle lobby, dei centri di interesse, dentro e fuori gli organi della forza, la polizia, l'esercito, e che cosa doveva essere il mondo che guardava ciò che stava accadendo a Roma in quei 55 giorni? Non poteva che essere insomma, quello che è stato, cioè qualcosa che andava del tutto al di là dei canoni normali di una storia vista moralisticamente come storia di conflitto tra chi voleva liberare il prigioniero in nome del senso di umanità e chi voleva invece il prigioniero condannato al suo destino crudele in nome della ragione di Stato. Io questa l'ho sempre considerata ovviamente una favola. C'era tutto il resto. C'era un uomo straordinario, la cui prima lettera rimarrà, diciamo, al di là dell'archivio del suo inventario, nella coscienza e nella memoria della storia italiana, la lettera che comincia con caro Francesco, perché la prima lettera fu indirizzata al ministro dell'interno. Moro era un uomo molto intelligente, con un senso acutissimo delle istituzioni, del loro primato, della loro centralità, e sapeva anche che cosa voleva dire avere come ministro dell'interno Francesco Cossiga. Non era un qualunque ministro dell'interno, non era un capo gerarchico, era un uomo con una grande intelligenza del profondo delle cose. Quindi, ripeto, non so quale sia poi la versione finale che ne verrà data, perché vedo che continuamente si ripropongono il cecoslovacco, l'americano, la telefonata di Kissinger. Tutto può essere e niente può essere. La verità però c'è. La verità assumibile, la verità che viene dalla cronaca superficiale. Spesso è la superficie delle cose, non il loro cuore, ciò che ci fa capire la verità. Insomma, la realtà è quella. Alcuni ideologi armati, in un periodo ideologicamente armato, in cui l'ideologia e le armi si facevano partito, e molti di questi erano miei compagni di scuola. Io sono romano e sono stato un liceale romano. Molti di questi erano miei compagni di scuola, voglio dire, facevano parte del panorama normale di una certa borghesia o piccola borghesia normalmente politicizzata nei grandi fenomeni di rivolta e sedizione della fine degli anni 60. Ecco, questo partito armato aveva fatto il grande colpo doloroso, delittuoso, criminale, eccetera, di far fuori 5 persone e rapirne una sesta, della quale non so se ci sarà una traccia nell'archivio Cossiga. Resterà il caro Francesco, resterà la lettera Uomini delle Brigate Rosse
di un Papa decisivo da questo punto di vista in quella fase storico-spirituale della nazione, come dimostrò poi la messa senza la salma in campo a San Giovanni. Questa vicenda, non mi ricordo se me ne accennò Cossiga, forse no, forse Alberto Ronchey, ma comunque è una delle cose più impressionanti, più belle, che indica il conflitto dei mondi, un mondo signorile, antico, anche dal punto di vista del linguaggio, è un mondo rozzo. Quando il comando sparò, quando il comando bloccò, anzi prima l'auto di Moro, poi sparò, balzò a prendere il prigioniero e Moro, forse fu proprio così che raccontava, e Moro pare si rivolse loro dicendo in terza persona, in modo arcaico, aulico, cosa vogliono loro da me. È una cosa che nessuno, una locuzione che nessuno usa. Cosa vogliono loro da me? Insomma, è un'Italia praticamente scomparsa, che esprime anche il peggio dei nostri incubi, ma che per certi aspetti, vagamente stilistici, e in questi aspetti comprendiamo tutta la storia e la personalità culturale, spirituale, psicologica di Francesco Cossiga, più che un incubo oggi ci sembra, direi, quasi un sogno. Grazie. Caro Cotor, l'ultimo tratto prima delle testimonianze, poi dei contributors, come si dice, Anna, si dice così? Contributors. Dico qualcosa stimolato dalla seconda parte dell'intervento di Giuliano Ferrara. La frase in questione, cosa vogliono da me, è una frase che è attestata da un instant book di Gustavo Selva, Il martiro di Aldo Moro, che uscì, direi, tra il settembre e l'ottobre del 78, mi dovete scusare, non posso sbagliare di qualche mese, che è stato un libro molto importante per fissare nella memoria una serie di questioni, e che era un libro che era costruito dai suoi interventi al GR2. E quindi è molto probabile che Cossiga possa aver letto sul libro di Gustavo Selva, Il martiro di Aldo Moro, questa frase e poi possa averla comunicata. E un buon libro di storia, e mi sembra del tutto evidente che sul caso Moro o sull'operazione Moro, io preferisco questa espressione, non è stato ancora scritto. E questo non è, guardate, rispetto ai grandi eventi della storia, sono passati appena 46 anni, viene fatto di dire, quindi non ci deve stupire questa distanza. Un buon libro di storia è, diciamo, la ricerca storica, questa disciplina millenaria, no? che è da sempre in crisi eppure è sempre fra noi, serve proprio ad evitare lo scetticismo di poter dire ma una cosa vale l'altra, è o così o è colà. Ripeto, un buon libro di storia, che è molto difficile scrivere un buon libro di storia. E la storia è sempre scienza del contesto e scienza delle relazioni. Davvero, e condivido quanto diceva Giuliano, non è mai il riperimento di una pistola fumante. E non c'è storico serio che possa pensare di avvicinarsi a un archivio pensando che in quell'archivio, che come sapete subisce un vaglio, in questo caso più che decennale, scusatemi, siamo nel 2023, alla ricerca di una pistola fumante. E poi dobbiamo anche ammettere una cosa, ma guardate che è una cosa che è collegata alla nostra esperienza di vita comune, ma le cose davvero decisive e
determinanti nella nostra vita non sono mai affidate alla scrittura, sono affidate prevalentemente all'oralità. E aggiungo una terza considerazione, ripeto, a rafforzare quanto Giuliano diceva, e cioè che questo benedetto segreto di Stato, e lo dico di fronte a persone delle istituzioni che hanno amministrato questo segreto di Stato, è il tentativo molto importante ed estremamente democratico di sottoporre alla forza della legge il tema del segreto. Perché o c'è la legge, o c'è lo Stato, oppure c'è la giungla. E quindi è evidente che quando parliamo di presunti segreti relativi alla vicenda Moro, non ci stiamo riferendo a segreti di Stato che appunto peraltro sappiamo che non sono stati mai apposti. Evidentemente ci stiamo muovendo, e come studiosi di storia siamo obbligati a farlo, dentro una dimensione, come dire, anche ferina dell'agire umano. E quindi ecco, volevo dire questo per tranquillizzare le aspettative di chi pensa di trovare in un archivio chissà che cosa, ma dall'altra parte chi fa questo mestiere non può che entrare in un archivio che può essergli molto utile per stabilire, ripeto, la storia e scienza del contesto e delle relazioni, dei nessi e dei rapporti che possono confermare delle ipotesi e trasformare delle ipotesi in prove, che non sono prove giudiziarie, sono prove storiche. Perché, e concludo, diciamo, un altro cardine davvero fondamentale di questa disciplina che cerca di raccontare le cose come sono accadute da millenni in crisi, ma che è ancora qui fra noi, è l'autonomia dal giudiziario. Cioè, la magistratura fa le sue inchieste, la magistratura raccoglie le sue prove giudiziarie che hanno un carattere penale, che hanno il dovere di formarsi dentro il processo e non fuori da esso. È evidente che lo studioso di storia prende atto delle risultanze giudiziarie, ma ha una libertà di movimento e di invenzione, intesa nella sua radice etimologica di invenzio, cioè di ricerca e di ritrovamento, che ha il dovere di essere laica, il dovere di essere libera, e ha il dovere anche, appunto, di non avere fretta o di affrettarsi lentamente. Concludo perché tra i tanti rapporti che Cossiga ha intessuto nella sua vita, e si potrebbero dire tante cose oggi rispetto a questo, ce n'è uno importante, antagonistico, ma vero con Giulio Andreotti. E chi è amico di Cossiga, chi è stato amico di Cossiga, lo sa. E in questo articolo, in questo archivio c'è una nutrita corrispondenza tra le due personalità, che sono due uomini politici di altissima levatura, molto diversi l'uno dall'altro, eppure provenendo entrambi dalla medesima cultura, nel medesimo partito, nel medesimo tornante, molto diversi uno dall'altro. C'è un epistolario dove uno veramente auspica una pubblicazione.
e ci sono alcune perle. Ve ne leggo una con la quale vorrei concludere. È il 7 giugno del 1993, quando entrambi hanno lasciato i rispettivi incarichi istituzionali, e attenzione, Andreotti è dentro un incubo che sta cominciando e che sarebbe durato oltre un decennio, Cossiga è il presidente emerito della Repubblica, e Cossiga invia ad Andreotti una lettera sull'amicizia, prendendo le mosse in questa lettera da una vicenda familiare. Ecco, ne cito alcuni stralci. Questo è Cossiga che parla ad Andreotti ferito nel 1993, in una lettera che gli dice: caro Andreotti, è una lettera sull'amicizia. Avevo un cugino di secondo grado. Io ero il più giovane dei due, anzi ero molto più giovane, ma la mia precocità aveva fatto sì che quasi appartenessimo allo stesso livello nella vita di gruppo, nella famiglia e fuori. Per questo cugino più grande nutrivo una grande ammirazione e un grande affetto per questo mio cugino più grande. Vi era però qualcosa che ogni tanto, e anzi con il crescere sempre più spesso, interferiva nei nostri rapporti. Sta parlando di Andreotti, ma il cugino più grande sta parlando. Una incomprensione di fondo sulle motivazioni dei nostri giudizi e anche dei nostri sentimenti. Non ci frequentammo più, neanche nelle riunioni di famiglia. Lasciatemi aprire e chiudere sul tema della famiglia. Moro nelle lettere parla sempre la famiglia, e Sciascia ha scritto una cosa fulminante: famiglia per Moro è la metafora della DC e delle sue correnti. Sciascia nel commentare le lettere di Moro. Non ci frequentammo più con quel cugino più grande, neanche nelle riunioni di famiglia. Ma nei 3 o 4 momenti di giorni di dolore che fanno della vita una cosa non banale, un gesto, 2 righe, qualche parola mi fecero sempre comprendere che ci comprendavamo nelle cose essenziali, purché non ricercassimo la comprensione nelle cose banalmente ordinarie. Capii che avevo negli anni perduto un'amicizia, caro Giulio, aggiungo io, ma non un amico. Questo penso di te, con i migliori auguri, augurandoti lunga vita. Allora, qui ci sono tanti amici di Cossiga, ma amici veri che l'hanno conosciuto, che hanno avuto questa citazione di questa lettera, a me mi sembra il modo migliore per ricordare l'uomo, perché bisogna ricordare l'uomo, e anche il politico, l'uomo politico. Grazie. E questo è anche il bello poi di fare storia, di imbattersi in questi documenti e di sentire il profumo della carne, della vita, degli uomini. Grazie. Bene, sembra che ce la stiamo facendo. Adesso il volume, l'inventario del fondo di Francesco Cossiga, ha una specie di introibo fatto da una serie di interventi. Le persone che hanno scritto questi pezzi sono tutte quante qua. Pregherei qualcuno di loro, nell'ordine, casomai, di qualcuno no, qualcuno sì, comunque chiederei a Giuliano Amato di cominciare questo piccolo... Naturalmente i tempi sono, non ti posso dare dei tempi, tu non ti preoccupare. Tra i 3 e 5. Intanto sono contento di vedere finalmente questo parto così lungo e difficile è arrivato.
e credo grazie ad Anna Maria e a te Pasquale. Poi ecco, sono contento che con la citazione di quest'ultima lettera Miguel abbia un po' distolto il discorso su Francesco da quello sul segreto di Stato. Cominciamo ad esserne un po', perché non coincidono, ecco. Certo, c'è un segreto di Stato in quella vicenda, è quello di Gladio, è il documento che qualcuno fece sparire da un ministero mentre Moro era prigioniero e lo fece arrivare ai brigatisti, ma insomma abbiamo 800 pagine della vita di Aldo di Francesco Cossiga, non possiamo assumere quell'angolatura. Io, guardate, ne assumerò un'altra, io ne ho due, anzi tre. La prima è che è stato un mio amico. È stato un mio amico con le caratteristiche che lui aveva, determinate dal carattere, determinate dalla sua condizione di salute. E quindi gli insulti che mi sono preso da lui sono infiniti, come infinite erano il giorno dopo le cose che faceva per farmi capire che era stato un fatto momentaneo. Ma io non posso non ricordarvi che divento ministro dell'Interno, lo incontro a un ascensore del Senato e lui mi dice, mi informa che non avrebbe più usato la batteria perché ora dipendeva da me. Naturalmente io sorrisi e gli dissi peccato, insomma, poi naturalmente mi continuò a telefonarmi attraverso la batteria. Questo non... La seconda cosa, lui si sentiva, è un paradosso ma te lo assicuro Pasquale, un mio collega mancato nell'Accademia. Lui aveva scritto un bel pezzo sulla trimestrale di diritto pubblico negli anni 50, su cui io gli avevo scritto, eccetera, e in fondo dentro di sé c'era la nostalgia di una carriera accademica che non aveva fatto e questo anche un rispetto per coloro che l'avevano fatta, insomma. Ecco, quindi io ero un amico professore, e che per lui erano due cose entrambe significative. La terza, su cui voglio concludere, è che Francesco, anche per questo, la Costituzione la conosceva. Ed è stato, a dispetto di tutti coloro che sono giunti addirittura a concepire un'ipotesi di impeachment nei suoi confronti, uno dei presidenti più scrupolosi nei confronti della Costituzione che io abbia conosciuto nella storia della Repubblica, e reso scrupoloso da se stesso. Io ho letto in questi anni diversi epistolari, ma l'epistolario di Segni quando è presidente della Repubblica è un continuo rivolgersi a colleghi professori costituzionalisti che gli sciolgano dei dubbi, che gli risolvano dei problemi. Francesco quei dubbi se li risolveva da solo e dava soluzioni corrette. Lui fu il primo a mettere l'occhio sulla prassi che stava nascendo dei decreti legge usati troppo di frequente, divenuti poco alla volta legislazione ordinaria al di fuori delle circostanze eccezionali, e accompagnava ogni firma con una lettera al governo in cui diceva: siccome la Costituzione dice che il governo adotta i decreti legge sotto la propria responsabilità, io vi riconosco questa responsabilità e firmo, però, e indica tutte le ragioni che anni dopo qualunque gazzetta avrebbe saputo trovare da sola. E io difendo quel messaggio.
Ci furono costituzionalisti che arrivarono a scrivere che chi aveva giurato fedeltà alla Costituzione com'era non poteva proporne alcun cambiamento. Potremmo mettere sotto giudizio tre quarti dei nostri governanti, diciamo. In realtà questo era profondamente sbagliato, proprio perché conosceva il sistema, proprio perché il messaggio è quel potere di influenza che non decide ma che sottopone agli altri un'esigenza seria, quel messaggio antivedeva tutto ciò che sarebbe successo negli anni successivi e prospettava modifiche che allora adottate avrebbero reso inutili molte cose delle quali si parla oggi. Per cui io sono contento che Francesco continui ad essere sotto la nostra attenzione e che si possa dal suo archivio trarre alimento per un'ulteriore salute della Repubblica. Luigi Zanda, sostengono. Io posso fare mentre Zanda si avvicina. È vero, Cossiga si preparava di più se doveva incontrare Amato su delle questioni costituzionali che se invece doveva incontrare Ratzinger su delle questioni teologiche. Studiava di più per Amato. Allora, intanto un saluto a tutti e particolare naturalmente ad Anna Maria. Un saluto speciale ad Anna Maria, un ringraziamento a Pasquale Chessa e un ringraziamento specialissimo a Giuliano Ferrara, Miguel Gotor, che ci hanno detto delle cose su cui dobbiamo riflettere, rifletteremo certamente. Devo dire che come molti tra di noi, io ho un mio personale fondo Cossiga nella mente, fondo fatto di ricordi, fondo fatti di conversazioni con lui. Insomma, in questi pochi minuti che mi sono concessi vorrei parlare di questo, cioè vorrei parlare del suo ingegno, della sua umanità, di qualcosa a cui mi ha fatto riflettere un passaggio dell'intervento di Giuliano Ferrara. Perché una volta Francesco Cossiga mi disse di aver chiesto ad Aldo Moro perché avesse scelto proprio lui come ministro dell'Interno. E mi disse che Moro gli aveva risposto perché tu hai molta fantasia. E in questi tempi così difficili c'è bisogno di un ministro dell'Interno che abbia una testa come la tua. E lui era questo, per me è stato molto importante nella mia vita per le cose che mi ha insegnato e molto importante anche per il tipo di amicizia che mi ha concesso, cioè per la generosità del tipo di amicizia che mi ha concesso. Lui aveva un'anima con una pelle molto sottile che lo aiutava a capire prima e più degli altri i fatti della politica e i fatti della vita. Ed era questa quest'anima sottile che lo faceva soffrire di più, che gli faceva capire di più, perché capiva più in profondità. Ed era anche l'elemento che dava molta generosità alla sua amicizia. Cioè quando nelle settimane che erano preceduto alla sua elezione a Presidente della Repubblica, quando lui sapeva già che la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista avevano deciso di votarlo, noi ci vedevamo spesso in un ristorante romano. E una volta lui mi chiese che cosa avrei voluto fare e io francamente non sapevo come l'avrebbe presa, però gli dissi comunque guarda che io sto per iniziare un nuovo lavoro e non vorrei venire al Quirinale. Insomma, non. E lui mi disse, no, ma io ero preoccupato della reazione, mi disse, no, fai benissimo, devi seguire
la tua strada. E io lo interpretai come un atto di generosità, di amicizia generosa. E in più mi disse, ma sai, poi in 7 anni al Quirinale tu ti potresti annoiare dopo tutte le cose che abbiamo visto agli interni, a Palazzo Chigi, a Quirinale ti potresti annoiare, e qui sbagliava perché, come molti di voi sanno, Somosino, Ludovico Ortona più di tutti, con Cossiga non ci si annoiava, insomma non era facile annoiarsi. E quando iniziò la fase delle esternazioni, anche questo ne hanno parlato sia Miguel che Giuliano, io scrissi un articolo in sua difesa che era destinato a un quotidiano molto importante che lo attaccava tutti i giorni. Allora glielo mandai in bozza perché lui potesse verificare che non c'erano errori, qualcosa. E lui, anche qua generosamente, non me lo fece mandare. E io gli si, scusa, ma perché? E lui mi dice, guarda, l'articolo è bello, però non serve a niente, perché tanto il giornale continuerebbe ad attaccarmi e tu, difendendomi, ne avresti molti, molti danni. E quando scoppiò Gladio, io lavoravo a Venezia, e venni a Roma e andai al Quirinale da lui per chiedergli, scusa, ma abbiamo stato per tanti anni il tuo collaboratore più vicino, ma perché non mi hai detto niente di Gladio? Io sapevo che esistesse questa roba. E lui mi rispose, anche qua, amicizia generosa, e lui mi disse, ma io non te ne ho parlato perché non c'era nessuna ragione che io te ne parlassi. E se te ne avessi parlato, per te potevano venire soltanto seccature. E allora, capite, ecco, noi siamo qui, una bellissima aula di Montecitorio, dobbiamo parlare di quel che era così, di quel che è stato, come uomo di Stato, come Presidente della Repubblica, eccetera. Ma c'è un elemento, l'elemento, il fattore umano, che se si vuol comprendere anche l'uomo di Stato, deve essere considerato, perché è molto importante. Grazie. Marco Minniti, hai piacere? Grazie. Confesso di non poter essere obiettivo, nel senso che, parlando di Francesco Cossiga, non posso avere, non ho il distacco dello storico. Nel senso che ho vissuto una parte della mia vita in un rapporto abbastanza forte con lui. Mi ha insegnato molte cose. La prima cosa è stata quella di svegliarmi molto presto la mattina. E sinceramente è rimasta. Perché ogni mattina alle 6:30, per un lungo periodo di tempo, lui mi chiamava ogni mattina. Alle 6:30, con una differenza che mentre io alle 6:30 mi ero appena svegliato, lui aveva già letto tutti i giornali. E come è noto, diciamo, avendo letto tutti i giornali, il suo umore dipendeva molto dalla lettura di quei giornali. E se l'umore era negativo, posso garantirvi che anche le mie capacità di mediazione, che pure io all'epoca consideravo notevoli, venivano messe seriamente in difficoltà. Detto questo, e come definire Cossiga? In una sintesi estrema, uno statista irregolare. Uno statista. È perché una parte della sua vita si è intrecciata profondamente con le istituzioni del nostro paese. Basta soltanto ricordare il cursus honorum che Gotor ha letto all'inizio. Non ci sono precedenti. Non ci sono forse nemmeno successori. Uno statista. E tuttavia profondamente irregolare, perché ha vissuto quell'esperienza con l'idea di mettere in campo una rottura.
in un paese che era profondamente assuefatto da un'idea di storicismo per cui tutto è la necessaria conseguenza di quello che c'era prima, Cossiga ha introdotto il principio durissimo della discontinuità, e cioè che un cambiamento comporta una discontinuità, cambiano radicalmente le cose, e lui è stato, tra virgolette, l'eterodosso par excellence. Tutto quello che appariva ortodossia, lui cercava a un certo punto della sua vita di romperlo, perché sapeva che quel sistema era un sistema profondamente in crisi, che poi sarebbe crollato e che andava cambiato, forse non aspettando il crollo. Ma purtroppo in Italia, se le cose non crollano, non vengono cambiate. Temo che nonostante Cossiga, questo sia rimasto un elemento particolarmente, un pilastro del nostro essere italiani. In quel suo essere regolare c'era anche un rapporto con il mondo che lo portava, anche dopo l'esperienza di Presidente della Repubblica, e l'ha portata a svolgere un ruolo politico particolarmente attivo. Il presidente emerito che si occupava di politica, che fondava partiti, che diventava protagonista della discussione politica. E qui, per dimostrarvi l'assoluta irregolarità, vi racconto un episodio e concludo. Il presidente D'Alema aveva appena ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo dal presidente Scalfaro, e così aveva fortemente voluto quel governo. A un certo punto si trattava materialmente di mettere a posto le caselle, e a me toccava, come spesso è accaduto, diciamo, nella mia storia personale, la cucina. Ero quello che doveva cercare di mettere insieme tante cose, e a un certo punto nacque una divaricazione molto forte sulla formazione della squadra col presidente Cossiga, il quale scomparve per 3 giorni. Io lo cercavo dappertutto. Disturbavo il mio amico Pippo Marra dicendogli dov'è, e neanche Pippo sapeva dov'era, e quindi se neanche Pippo sapeva dov'era vuol dire che il presidente Cossiga era entrato in clandestinità. Ad un certo punto, alla fine del 3° giorno, mi arriva una telefonata dal centralino del Quirinale. Io prendo la telefonata e dice il centralino del Quirinale, tiro un sospiro di sollievo, me lo staranno passando. No, era il centralinista del Quirinale che mi stava soltanto trasmettendo un messaggio di Francesco Cossiga. Non mi stava dicendo ti passo il presidente Cossiga, non era più il presidente in carica, ma era naturale che potesse utilizzare il centralino del Quirinale. Era il centralinista, il quale un po' imbarazzato mi dice le devo trasmettere un messaggio del presidente Cossiga sulla formazione del nuovo governo. Io naturalmente mi dica, e lui dice il presidente si raccomanda che i punti che devono essere con molta attenzione curati riguardano alcuni ministeri e in particolare il Ministero della Difesa. Il presidente mi dice che lei sa qual è la sua proposta. Mi ha detto di dirle che quella è la sua proposta e che devo immediatamente chiudere la telefonata. Grazie, e ha chiuso la telefonata. Punto. Statista irregolare. Enzo Mosino, vuoi parlare? Sì. Ci aspettiamo, siamo venuti per questo. Finora i tempi sono stati rispettati perfettamente. No, complimento. Caro Pasquale, sarò molto breve, molto breve. Anzitutto ringrazio per l'invito che mi avete rivolto. Effettivamente io sono stato uno dei collaboratori del presidente Cossiga che sono stati a lui più vicino. Sin dal 76, da quando era ministro dell'Interno, poi a Palazzo Chigi, poi al Quirinale nel settennio, e poi anche come la Presidente emerito. Quindi sono stato accanto a lui in molti momenti importanti della sua vita.
lo accompagnavo anche durante le vacanze estive in luoghi dove non volevo che lo raggiungessero i giornalisti, che si rivolgevano sempre a me praticamente per cercare di contattarlo, perché era il periodo delle picconate. Quindi ho avuto occasione di stare accanto a lui nei momenti lieti, nei momenti tristi, nei momenti difficili. Posso soltanto dire della sua grande umanità, della sua grande tolleranza. Lui era profondamente cattolico, quindi, e conosceva anche la mia posizione in questa materia, non mi ha mai detto nulla, non mi ha mai rimproverato in tutti gli anni in cui sono stato a lui vicino per qualche mancanza, qualche difetto, mai. Una volta sola mi chiese di fare un provvedimento, di redigere un provvedimento che era urgente, io non ebbi il tempo di farlo e lo trovai la mattina scritto di suo pugno sul mio tavolo. Non mi disse nulla, l'aveva scritto nella notte e non mi ha rimproverato. Quindi posso dire soltanto, e concludo, che sono orgoglioso di essere stato il collaboratore, tra i collaboratori più stretti, del presidente Cossiga, un uomo di grande umanità, di grande cultura, immensa cultura, di grande, se permettete questo giova, onestà. Quindi questa occasione è lieta per me per poterlo ricordare con questi sentimenti. Grazie a tutti. Mentre volevo chiosare Mosino, che una volta eravamo a tavola, io, Cossiga, Mosino e il confessore di Cossiga. Cossiga sostiene una delle sue tesi spericolate, intanto chiedo a Ortona di prepararsi, una delle sue tesi spericolate dicendo che la colpa del terrorismo era stata dei tempi in cui lui era ministro degli interni. Mosino lo guardò e gli disse: ma come si permette di dire una cosa di questo genere, Presidente? Questa è una menzogna. E lei, che è il confessore, gli commini almeno 2 miliardi di Padre Nostro. Come finì il giorno? Finì fare i conti di quanto ci voleva per recitare 2 miliardi di Padre Nostro che Cossiga doveva dire. Grazie a Mosino. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Intanto un ringraziamento al Presidente della Camera che è stato qui con noi e che ha organizzato questa giornata. Ringrazio appunto tutti coloro che hanno collaborato a questo fondo Cossiga, Archivio Cossiga, che mi sembra veramente molto molto importante. Ringrazio sia Pasquale Chessa che tutti coloro che hanno collaborato alla preparazione, all'organizzazione di questo fondo, che non è stato facile perché posso immaginare la quantità di documenti che poteva produrre Francesco Cossiga. Quindi sono grato di tutto questo perché poi ovviamente, come tutti noi pensiamo, è un lavoro utilissimo per le future generazioni che potranno apprendere e capire la grandezza di quell'uomo. Grandezza di Cossiga, di cui non voglio adesso intrattenervi perché già è stato detto moltissimo e molto bene. L'affetto che ho avuto, unito anche al fatto che ho sempre avuto rispetto e ho sempre condiviso quello che era il suo pensiero. Magari avevo difficoltà con la forma nella quale a volte esprimeva questo suo pensiero. È inutile dire che gli ultimi 2 anni di portavoce al Quirinale non furono facili. La complessità di Cossiga all'epoca era tale che spesso, ma poi spesso usciva con battute ironiche, battute autoironiche, eccetera, che infastidiva molte persone, insomma, che io capivo il senso in cui le diceva e tra l'altro nella sostanza delle cose io ero perfettamente d'accordo, altrimenti non sarei rimasto con lui. Però mi rendevo conto che ovviamente andavo un po' frenato perché ogni tanto andavo un po' oltre le righe, ecco, e tutto questo lui stesso lo sapeva benissimo e lo faceva. E con questo vorrei ringraziare Gotor che ha citato il mio diario del settennato, perché lì c'è tutto il mio affetto, c'è tutto il mio rispetto, c'è tutto quello che io ho sempre pensato di quest'uomo straordinario, di cui appunto ho riferito un po' tutto giornalmente nel mio diario.
Vorrei aggiungere che anch'io ho, a parte i ricordi nella mia mente, ma ho tanti documenti che mi sono rimasti e che quindi vedrò dopo, successivamente, se alcune cose possono interessare al fondo Cossiga e portarle qui. Certo, uno certo. In particolare ci tengo e lo do molto volentieri, ed è l'omaggio ad Einaudi che lui scrisse, ce l'ho manoscritto, e che mi dedicò, mi lasciò, ma che io ritengo che sia giusto che sia nell'archivio, perché è inutile che rimanga in casa, insomma, è una cosa, sarei contento che venisse preso qua. Quindi certamente io anche questo poi discuterò con le persone giuste con cui dovrò discutere, di vedere che cosa può interessare, che cosa posso lasciare e portare di Cossiga qui al fondo Cossiga. Ultima osservazione, vi ho accennato agli ultimi 2 anni che furono piuttosto difficili, gli ultimi anni del settennato, per le esternazioni, per le picconate, eccetera, eccetera. E niente, devo soltanto dire che ringrazio il Dio che all'epoca non esisteva la tecnologia di oggi, perché lui era un appassionato di tutte le tecnologie e avrebbe capito tutto, a parte che era radioamatore, ma avrebbe capito tutto e avrebbe certamente twittato ogni giorno a tutti i giornalisti, eccetera, eccetera, ma avrebbe creato altro che le difficoltà che ho avuto, ma avrebbe creato molto di più. Ecco, vedo che ride la figlia, perché immagina esattamente la stessa cosa, che sarebbe andato oltre e avrebbe fatto l'ira di Dio, si sarebbe divertito come un matto, lui, io molto meno e la figlia pure molto meno, credo, sì, infatti. E con questo concludo, perché sono sicuro che lui avrebbe apprezzato questa battuta, come apprezzava certo. Sempre che si scherzasse su di lui e sul suo modo di fare e di agire, eccetera. Grazie tante. Professor Savona, Paolo Savona. Cara Anna Maria, illustri partecipanti, mi è stato chiesto 3 anni fa di un breve commento sui rapporti tra Cossiga e l'economia, firmato insieme a un suo più stretto collaboratore che adesso opera nella Commissione europea. I rapporti tra Cossiga e l'economia possono essere sintetizzati dalla sua idea che la teoria economica era un mare di chiacchiere. E su questo avevo intessuto, come alcuni sapranno, i rapporti tra me e lui, che però restava molto interessato ai problemi dell'economia. Naturalmente, l'abbiamo sentito, lui era convinto della superiorità della politica rispetto all'economia, ma anche da questo punto di vista le sue idee, che erano sempre sottoposte da lui a un esame critico continuo, continuava a domandarmi e a domandare, perché ero presente anche con alcuni di voi, chi comandasse in Italia. Non so se vi ricordate che questo era il suo problema, il che significa che avevo un qualche dubbio sulla superiorità della politica. Però i suoi rapporti e l'economia rimanevano stretti e molto attenti. Salto direttamente alla fine per farvi un esempio e farla breve. Il giorno in cui lui è sceso nel cortile del Quirinale per annunciare le sue dimissioni anticipate, lui mi lasciò dentro una stanza al Quirinale e avevo il compito di seguire gli andamenti di borsa, e qualora ci fossero state delle anomalie, mi aveva già impartito l'ordine, che in questo caso non poteva essere formale, che io avessi informato immediatamente Consob e Banca d'Italia per effettuare eventuali interventi previsti per legge, come è successo durante il Covid, per sospendere le quotazioni. Questo vi dice quali fossero le sue preoccupazioni. Addirittura lui teneva conto di tutti questi aspetti. Io penso e suggerisco che uno degli elementi che in questo incontro molto importante, molto istruttivo, che mi riempie di contenuti dei motivi per cui
la scomparsa di Cossiga per me è stato un vuoto nella vita incolmabile. Dice il fatto che abbiamo approfondito le relazioni che esistono ed esistevano tra la sua formazione religiosa e il resto che abbiamo detto. E anche la formazione religiosa da parte sua era sottoposta a critiche. Se vogliamo testimonianze, io ho assistito a più di una direi telefonata con Gorgo, l'assistente di Papa Ratzinger, dove lui mandava al Papa le sue critiche sulle interpretazioni che il Papa dava coso. Anna Maria fa di sì con la sua testa. Tanto per dirvi, quindi, lui non era un amante della verità, che è il problema fondamentale dell'evoluzione del pensiero umano. Ma in particolare, lo segnala, io non ho avuto occasione ancora di consultare, non so se ci sono, ma c'è un intenso scambio di lettere tra lui e Cuccia sull'interpretazione delle idee di San Tommaso. Spero che ci sia dentro. Se non c'è, come ha detto Ortona, c'è motivo per completare questa visione integrata fra ruolo dell'economia, ruolo della politica e ruolo della religione nella formazione della coscienza civile e della coscienza individuale. Grazie. Bene, siamo arrivati alla fine e non so come ringraziare tutti quanti per la pazienza e soprattutto per il rispetto dei tempi. Anna vuole intervenire? Vai, 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 il podio è tutto tuo. Puoi fare anche... C'è qualcosa da rivelarci? No, no. Ci siamo dimenticati di ringraziare il presidente Fini che al tempo in cui abbiamo donato l'archivio era il presidente della Camera. E penso che anche lui si ricorderà del tempo che abbiamo impiegato, mio fratello lui ed io, a firmare non so le migliaia di pagine che si dovevano firmare perché la Camera accettasse l'archivio e la biblioteca. Quindi ecco, volevo ricordare anche lui. Grazie ad Anna che anche nell'emozione si è ricordato delle cose importanti. È vero, infatti ero preoccupato del fatto che non fosse venuto. Vi ringrazio di nuovo tutti quanti e credo che abbiamo anche rispettato i tempi e abbiamo rispettato i progetti e i programmi. Grazie, buonasera.